Ci sei? Dobbiamo... raggiungere il rifugio. Il rifugio Pedro Pan si trova in una vecchia distilleria nella zona sud-orientale del Bayou. Bene, andiamo. Vedere quel ristorante sembra che Aldridge si sia portato dietro gente ben addestrata. Non mi sorprende. Quel succhiacazzi adora i freelancer. Non ho mai capito. Oh! Attento! Comunque, non ho mai capito il fascino dei mercenari. Non ti ho sentito lamentarti un anno fa quando quel battaglione di Nung ci ha salvato il culo. Che figli di puttana in gamba. Meno male che erano dalla nostra parte. I mercenari non sono tipi sensibili. Non durerebbero molto altrimenti. Oh, merda, ho lasciato le sigarette al ristorante. Amico, mi sa che ti serve una bella scopata. Sei troppo nervoso. Potrebbe darsi, ma l'unico modo per farmela passare è piazzare un proiettile nella testa di quello stronzo. E va bene. Allora perché sei ossessionato da questo bastardo? E non cominciare con la storia del traditore di merda. Anche se fosse vero, scommetto che c'è dell'altro. Tu e io abbiamo affrontato un sacco di merda insieme. Roba che nessun altro sa. Abbiamo dovuto fare cose che... Ah, ma vaffanculo. Evitami la predica su Dio e la patria. Risparmiatela per i coglioni. Quello che intendo, Lincoln, è che condividiamo parecchi segreti. Ma ci sono anche molte cose che non sappiamo l'uno dell'altro. Non posso dirtelo, almeno per ora. Merda. E va bene. Ma non credere che sia finita qui. Va bene. Il rifugio dovrebbe essere vicino. Siamo arrivati. Ma chi? Possiamo entrare da qui sotto. Di solito è sorvegliato, ma date le circostanze non dovremmo avere problemi. Com'è fatto qui? C'è un mainframe. Qualunque cosa cerchi Aldridge, probabilmente è lì. Porca troia! Hai visto cosa ho fatto al tuo amico? Sì! Vuoi fare la stessa fine di quel figlio di puttana e ritrovarti con il cervello sparso sul pavimento? No! Bene, allora andiamo. Merda, ammazzeranno fino all'ultimo agente se non li fermiamo. Allora fermiamoli. Poca volontà. Diretto qui.
Bene, io sono fuori. Non posso. Fuoco. Ora. Me la squaglio, apro il fuoco. Bene, io sono fuori. Peccato! Altri. Capito. Sparagli dal lato! Porca puttana! Per ora sono finiti. Ti puoi muovere? Vattene, cazzo! Quella stanza è piena di posta? È un posto di controllo. Esaminiamo ogni singola lettera che entra o esce dal paese. È l'unico modo per tenere sott'occhio tutti i simpatizzanti comunisti. Sì. E che altro? Solo complicando le cose. Non vi dirò. Poca volontà. Staremo a vedere. Mi avvio all'uscita. È riparo! Sta succedendo qualcosa! Preso! Tira giù quella testa di cazzo! Hanno chiamato i loro amichetti. Non attecco. Devo ricaricare. L'ho preso! Occhio! 20! 73! 72! Occhio! 20! 73! 72! Occhio! 20! Ti tengo per le palle! Sono finiti. Occhio, 20, 73, 72. Che casino! Forza! Li vedo! Il signor Aldridge vuole subito l'area messa in sicurezza. Sono finiti.
attivato l'allarme. Vediamo se si apre. Quasi. Io passo sotto e ti tengo aperto dall'altra parte. Fatto. Ci sei? No, no. Fai in fretta. Vuoi dirmi perché la CIA ha un complesso del genere accanto a New Bordeaux? Raccolgono dati e decodificano segnali. Dal sud-est degli Stati Uniti ai Caraibi. Quindi spiano sia amici che nemici. Gli amici a volte sono più pericolosi. Benvenuto allo show, Johnny. Ultima possibilità, come vuoi giocartela? Non ascoltare quel succhiacazzi, devi cercare di resistere. Ah, è facile parlare da dietro a un vetro, eh? Dimmi dove è la cassaforte o ti faccio esplodere quel cazzo di cervello. Va bene, va bene, va bene. Oh no, codardo del cazzo, ti farà fuori in ogni caso. Bravo, bello. Come va la mano? E la tua faccia? Di un po', chi è il tuo amico negro? Il figlio di puttana che ti ficcherà un piede negro su per il culo. Mi piace, Johnny, sposatelo. Ecco, prendi ciò che vuoi e vattene. Tombola. Cazzo! Che si fa? Ti dico io che si fa. Forza. Cosa? Vieni, su. Ciao, ciao, Johnny. Schifoso bastardo, ti ammazzerò come un cane, Aldridge. Forse. O forse no. Cazzo! Abbiamo visite. Nessuno di voi uscirà vivo da qui. Là, là, cazzo! Vuoi morire? Ti accontento. Siete morti, tutti quanti. Personalmente. Deve esserci una tessera qua attorno. Cerca nelle scrivanie, addosso ai cadaveri, ovunque. Catroia! Cazzo! Avanti, apriti, cazzo! Ma chi? Le scrivanie, tutto. Ci serve quella tessera. Libero. Ho trovato la scheda. Vieni qui e apri questa porta. Porca troia! Cosa ha preso? Immagini di sorveglianza, foto satellitari.
e dettagli su tutti quelli che sono arrivati nel paese da Cuba negli ultimi 10 anni. Cazzo! Che cazzo starà cercando? Tu sai qualcosa? Ho iniziato a pensarci dopo che Chucky ha confessato che Aldridge parlava di un aereo. Balmana e i suoi stavano portando un aereo via dall'Havana, ma non volevano scappare. Avevano qualcosa che dovevano restituire. Per la CIA il suo nome in codice è Devochka. In russo significa ragazzina, principessa rossa o cazzate simili. Il punto è che l'aereo trasportava un pezzo di un missile balistico russo R-12. Di che pezzo stiamo parlando? La testata termonucleare. Cazzo, questo sì che rende le cose interessanti. L'aereo viene abbattuto da una tempesta. Balmana e i suoi scappano. Dopo 12 mesi di ricerca, la CIA decide che il Devochka è perso in mare e il caso è chiuso. E se invece non fosse in mare? Già, esatto. Se non lo fosse? Se Aldridge riesce a metterci le mani, siamo tutti nella merda. Va bene. Se Aldridge ha preso i file e le foto di sorveglianza per trovare quell'aereo, dobbiamo cercare un'altra strada. Dove sono quelli di Balmana? Se rintracciamo un altro dei coglioni che stava su quell'aereo, possiamo farci dire ciò che ci serve. Il sistema centrale è collegato a una rete che dovrebbe permetterci di accedere ai file di Balmana. Ok. Fatto! C'erano 4 uomini sull'aereo. Uh-huh. 2 di loro hanno fatto ritorno a L'Avana. Ma Balmana e un altro di nome Ruben Paez sono venuti in America. Ora dov'è Paez? Sembra che la CIA lo abbia messo a fare le pulizie in un grande magazzino. A Frisco Fields. Non credo che Aldridge voglia lasciare faccende in sospeso. Quel poveraccio non sa che sta per tirare le cuoia. Allora è meglio raggiungere Paez prima di Aldridge, no? Quest'uomo, Connor Aldridge. Quando lo conobbe? Giugno 1954. Eravamo in Guatemala per la PB Success, ma le nostre strade si separarono. E poi ci siamo incontrati in Vietnam. Beh, secondo questi rapporti, il signor Aldridge si era infiltrato con discreto successo nell'NBA, talmente bravo da convincere alcuni agenti a fare doppio gioco. Questa è una versione. E quale sarebbe la sua? Diciamo che non dovreste credere a tutto quello che leggete. Anche se sono scritte su fogli d'oro, le stronzate restano sempre delle stronzate. Signor Donovan, ha o non ha preso contatti con Connor Aldridge nell'estate 1968 a New Bordeaux? Quel succhiacazzi è morto in un vicolo a Saigon. Non ho da dire nient'altro. Devo riferire a Langley. Ci vediamo nel French Ward, poi cercheremo Paese.